tanti ritornelli. Andiamo Paola, andiamo, oggi è giovedì, super. Ormai siamo vicini al weekend, quindi bisogna muoverci, bisogna darci da fare e allora andiamo. Ma scusa, c'è qualche scadenza in atto? Non lo so, però per Nino e De Nino se c'è sempre. Sì, soprattutto con questo brano. Hanno scritto, Nino ha scritto questa canzone che è il tasso. Tutti pensano che sia un animale, perché non è vero, perché è il maschio della tassa. Ecco. E quindi Nino e De Nino sono il tasso e partiamo con i ritornelli così, con Nino e De Nino. Gira e rigira la tassa, gira, con un tassello riduco l'orpello. Tasso, ma gira e rigira la tassa tira, senza un ombrello mi becco il balzello. Ma di tasso, sale solo, tasso, il tasso felice di girare il mondo, ma solo con la sua tassa di circolazione. Tasso in carcere, con la lima segava le sbarre e faceva evadere tutte le tasse. Ma gira e rigira la tassa, gira, con un tassello riduco l'orpello. Tasso, tasso, tasso. Ma gira e rigira la tassa, senza un ombrello mi becco il balzello. Ma di tasso, tasso, tasso. Il tasso con la tosse si preoccupò, solo quando incontrò il tasso di mortalità. Gira e rigira la tassa, gira, con un tassello riduto. Senza un ombrello mi becco il balzello. Ma di tasso, tasso, tasso. Ma gira e gira la tassa, gira, con un tassello riduco l'orpello. Ma di tasso, tasso, tasso. Ma gira e gira la tassa, gira, senza un ombrello mi becco. Devo dire che è simpaticissimo, sì, con questo bel video, sta avendo veramente ormai da un annetto circa un bellissimo successo, sì, e quindi sono contento per Nino. Adesso andiamo invece con Piero Montanaro, che è un nostro collega, conduttore di Ballando le Cupole, cantante, autore da tanto tempo, eccetera, ha scritto questa canzone che noi presentiamo molto volentieri, ringraziando veramente Piero per questa sua dose di ottimismo che mette un po' in tutti noi sempre. Sì, sì, andrà tutto bene. Andrà tutto bene? Lockdown andrà tutto bene. Piero Montanaro. Noi vinceremo la battaglia, sai, la soluzione ci sarà, la scienza vincerà, la fine arriverà. Sui balconi cantano e nei cortili suonano, vedrai che tutto bene andrà, con la speranza del sol cantano e nei cortili suonano, felici tutti ascoltano. Vedrai che tutto bene andrà, finirà questo lockdown. Ne parlano da tanto in TV e devi crederci anche tu, si presto finirà
e tutto bene andrà. Cantano lassù i balconi, cantano e nei cortili suonano, vedrai che tutto bene andrà. Con la speranza del sol cantano e nei cortili suonano, felici tutti ascoltano, vedrai che tutto bene andrà. Vedrai che presto finirà, noi vinceremo la battaglia e poi la soluzione arriverà e tutto bene andrà. Bentornata libertà. Dopo Piero Montanaro, insieme a Piero Montanaro, voglio salutare Sonia De Castelli, certo, e voglio anche salutare tutti i ragazzi, la famiglia Toselli e tutti i ragazzi che collaborano con Tele Cupole, con, sì, Ballando le Cupole, sperando di farne qualcuna al più presto possibile. Di venirvi a trovare di persona. Ok, andiamo avanti con la canzoncina del Fagioni che rende tutti assai più buoni. Anche il Nelli e la... Belloni. E basta, la rima finisce qua per ovvi motivi. Vai Enrico. Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. Buongiorno, la migliore medicina è ascoltar la canzoncina. Stornellini livornesi. Tarairo, tarairo, rarairo, rarai, rarai, dai, dai, la 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 iro, tarairo, rarairo, rarai, ra. Il cappellino lo porti volante, mi sembri una farfalla per la via. Delle ragazze ne canzoni tante, ma la tua donna non si sa chi sia. Tarairo, tarairo, rarairo, rarai, dai, 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 la tarairo, tarairo, rarairo, rarai, ra. Butto la paglia in mare e mi va a fondo, e invece agli altri a galla il piombo resta. Vendessi io cappelli, poi nel mondo nascerebbe le persone senza testa. Tarairo, tarairo, rarairo, rarai, rai, 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 la tarairo, tarairo, rarairo, rarai, rai. Prima di prendere te, mangio una ringa e muoio tutta la notte dalla sete. Ti prendono occidente sulla lingua quando parli di me pillaccherona. Tararairo, tararairo, rarairo, rarai, rai, 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 la tararairo, tararairo, rarairo, rarara. La migliore medicina è ascoltare lo stornellino. Ciao! Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. Revival VIP, vediamo un po' che cosa ha preparato la nostra redazione per oggi, veramente alla grande. Io devo ringraziare veramente la nostra redazione perché sono straordinari. Vero. E allora, grazie. L'Aquila di Ligonchio, la Iva Zanicchi. La mia amica, mia carissima amica. L'Arca di Noè. L'Arca di Noè. Video originale del 70. La nave partirà. Sergio Endrigo. Sì. L'Arca di Noè è un brano scritto da Sergio Endrigo. La canzone fu presentata dall'autore e da Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 70.
vinse il premio della critica come miglior testo. Endrigo con questo brano si proietta in avanti di 50 anni affrontando una tematica centrale della modernità, la questione ecologica ed ambientale. Parla di apprensione per la salute della nostra terra, di solitudine e di rottura con quel legame innato tra uomo e natura, o in senso più ampio tra l'uomo e il cosmo. L'incipit del brano non lascia spazio ad urbi interpretativi, l'equilibrio naturale è stato infatti infranto ed è in corso un grave processo degenerativo apparentemente irreversibile. Tuttavia Endrigo, con la frase «sarà come l'arca di Noè», vuole esprimere un senso di fraternità cosmica che rigenera, ed è su quell'arca, ultimo baluardo ai bordi dell'abisso, che il poeta vede uniti un cane, un gatto e due persone senza nome, io e te. Bella, bella, molto bella. Molto bella. Tra l'altro fu una canzone straordinaria, fu veramente, si cantava tutto. Si cantava, è vero, ragazzi. Però sai che io non ricordavo la versione della Zanicchi. Sì, sì, io sì, la cantavo. La vedo tra l'altro molto la Zanicchi, durante i suoi concerti, insomma, la nostra carissima amica, durante i suoi concerti ci sono due canzoni storiche che fa sempre, che è La Riva Bianca, La Riva Nera e L'Arca di Noè. L'Arca di Noè. Sempre. Bello, la vediamo. E allora andiamo con Revival VIP. Volare. E adesso raduniamo tutti i ragazzi, tutti tutta intorno. Questa semiarena umana. Cosa, questa trasmissione televisiva dove eravamo veramente una quarantina di ragazzi. Sì, sì. Dove erano alcuni, erano bambini, adesso sono diventati grandi. Nonni, qualcuno tempo, è diventato già nonno. Un po' di tempo è passato, con una mia orchestra un po' ridotta, però giusta. E la canzone è Felicità. Felicità. Per voi. Io non vedo l'ora di incontrarti e poi di riempirti il corpo intero dei miei baci. E di amarti fino a quando il cuore tuo saprà rallentare i battiti del mio. Ti guardo e sei la mia serenità. Ma quando devo ripartire io mi sento già un gran vuoto dentro il cuore mio accelera. E finché non ti rivedo non si calmerà. Quando sono solo e penso dove sei, io non vedo l'ora di incontrarti e poi di riempirti il corpo intero dei miei baci e di amarti fino a quando il cuore tuo saprà rallentare i
battiti del mio. Ti guardo e sei la mia serenità. È la felicità che sento insieme a te. Davvero io non l'ho provata né sentita mai. Ci sei soltanto tu nei miei pensieri ormai. Sei l'unica persona che mi dà la sensazione. Perché poi quando non ci sei, quando sono solo e penso dove sei, io non vedo l'ora di incontrarti e poi di riempirti il corpo intero dei miei baci e di amarti fino a quando il cuore tuo saprà rallentare i battiti del mio. Ti guardo e sei la mia serenità. Andiamo a conoscere meglio l'artista di oggi e io non mi resta Paola che far partire la sigla. Dai. Vai. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, Nina, Gianni, Nina, il sentiero del cuore. Mai visto le nostre pose plastiche da ex danzatrici? No, Nina molto più di me, tu vieni dalla Russia, Nina Osipova, sì. Ed hai fatto una grossa gavetta di studio, sì, sia di danza che di teatro. Sì, sì. Come nasci artista? A quanti anni? A tre. A me tuo tre mamma anni. Ci ha sempre sì. detto che... già scalciavi quando eri nella pancia. Vabbè, ecco, che già da ecco. quando ero in pancia. Me l'ha detto la mamma, capisci la suocera. Cercavo di fare la spaccata, no? Quindi. Povera mamma. La mamma mi ha portato in teatro, un spettacolo per bambini, c'era la presenza di TV. E lì un presentatore ha detto, ma qualcuno vuole raccontare una poesia? Sì. E tu hai recitato la poesia c'era a tre anni. Sì, e sono andata subito, ha detto, io... E sono andata, i miei genitori erano molto preoccupati perché molto. Non sapevano ecco, quale poesia avresti potuto raccontare. Qual era una poesia che insomma tinte rosa oppure molto no, era una poesia carina sì, da bambini. No, sì. Meno male non ci è andato il Coletti a tre anni a raccontare le poesie perché chissà no, cosa avrebbe sarei fatto. Sarei andato oltre la poesia. Certo. Quindi a tre anni poi però ha iniziato lo studio della danza, sì. della musica perché Nina è anche sassofonista. Ha fatto un corso per corrispondenza di tre settimane. Gianni, non stiamo parlando io e te, stiamo parlando con Nina, quindi sì, ecco, vedi, l'abbiamo messo a posto. Siamo quindi... più abituati a condividere tutto, quindi... certamente. Sì, quindi ma in Russia è molto facile, diciamo, perché da quando siamo piccoli si fa la danza. Musica, hai quasi un obbligo. Sì, ecco. Sì. O fai la danza o non mangi, è così. No. Cioè... Ma lui non c'era nemmeno. Ma lui, come scusa, quanti anni sei andato tu per la prima volta in Russia dopo aver peraltro conosciuto Nina? Io sono andato nel 97, però seguivo, sono sempre stato affascinato dalla Russia. Io. Pensavo da me. Guardavo dalle russe, film, no, dalle russe. Mm. Soprattutto le russe, ecco. Sì. Guarda Coletti che sei veramente un birbante. A quanti anni sei salito per la prima volta sul palco? Ah, stavo salendo. Eri preoccupato. Sai che non mi ricordo? Vabbè. Vabbè, non è un'età, comunque... Ma se ti non dico... mi ricordo l'età, 12-13 anni. Ah, quindi lei molto prima, cioè lei capisci molto, molto no, lei prima. Non era nemmeno nata. Cioè, se ma lei c'è salita prima sul palco a tre anni e no, davanti alla telecamera, capisci? Quasi 14 anni di differenza fra me sì. e lei, quindi lei non era nemmeno nata quando io sono salita. Sì, ma non sul lo palco. Vuol capire che comunque Nina aveva tre anni quando è salita sul palco e tu eri già nella pubertà avanzata. E oggi mandiamo in onda Carosello. Sei contento? Carino. Molto, mi creativo, ricorda... bello i tempi della infanzia, delle sì. vecchie, belle Maria Rosa, vecchie Maria pubblicità. Rosa. Che belle, ci fossero ancora quelle belle pubblicità. Il sentiero del cuore, Carosello. Laggiù nel montana tra mandri e cavoi c'è sempre qualcuno di troppo tra noi. Io porto pazienza, tranquillo mi fingo, amico stai attento perché io son gringo.
La cerco e non la trovo, la cerco e non la trovo, chissà dove sarà. Tacabanda, maestro direttore. E che c'ha scritta Gioconda? E che c'ha scritta Gioconda? Lela che l'aspettava, Leli, Lela che aspettava Michel. Solo quando ci sei tu. Cimabue, fa una cosa e ne sbagli due. Cimabue, fa una cosa e ne sbagli due. Gringo, 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 gringo. La nostra Stefania Cento, grandiosa, grande, grande personaggio, interprete, tanti, sì. Tanti anni in Rai con Paolo Limiti, veramente alla grande. Adesso ci fa ascoltare, prodotta dall'edizione Bagutti, Ancora, ancora tua. Per voi. Ancora tua, stregata dai tuoi occhi, sono tua, tra le lenzuola inevitabilmente. Quell'amante qualche volta delinquente, eri così maldestro che io non capivo niente ancora. Sono qui con te. Sei stato come un fulmine che ha preso la mia vita, con quella faccia tosta che nemmeno l'ho capita, ed io morivo per te. Adesso sei tornato come un cane bastonato, dicendomi ho capito, scusa tanto se ho sbagliato, ed io mi sento ancora. Che sia soltanto ancora un'avventura. Ancora tua, stregata dai tuoi occhi, sono tua, tra le lenzuola inevitabilmente. Ancora io e te. Salutiamo, ciao, amici. Ciao a tutti, bacioni. Ciao, bacioni, bacioni e da Ritornelli. Ci vediamo tutti domani qui, perché Ritornelli non vi lascia mai. Mai. Ciao. Quanti ritornelli